Nella primavera del 1988, era esattamente il maggio dell'88, moriva Chet Baker, quindi 30 anni fa, ad Amsterdam, uno dei trombettisti più geniali della storia del jazz, nonché cantante struggente, sensibilissimo, intimista, maestro assoluto nelle ballad. Basterebbe pensare a un capolavoro come My Funny Valentine, che appunto rimane per sempre legato legata alla sua interpretazione. Chet Baker è uno dei pochi musicisti di jazz conosciuti anche oltre i confini del jazz, e questo perché ha rappresentato come pochi l'idea di genio e sregolatezza. Prima di lui c'erano stati Big Spider Beck, c'era stato Charlie Parker, c'era stata Billie Holiday, ecco, ma naturalmente non solo maestri, diciamo, in negativo, ma anche musicisti come Armstrong, come Ellington, diciamo così, solari, positivi, appunto avevano travalicato i confini della musica jazz. Lui è stato effettivamente il poeta maledetto della tromba, come lo chiamavano. Infatti, quando era vivo, soprattutto negli anni giovanili, bellissimo, lo chiamavano il Rimbaud del jazz, proprio accostandolo a quella stagione di grandi poeti giovani, morti giovani, cari agli dèi ed infelici. In realtà bisogna però guardare, come si fa in questi casi, a questi geni, a questi musicisti, pensando alla loro musica. E la musica di Chet Baker è straordinaria, soprattutto il periodo che va dagli anni 50 a tutti gli anni 60 è veramente un periodo costellato di capolavori. La produzione è discontinua, perché sapete che Chet Baker era un eroinomane, faceva quindi uso di droghe, di alcol, e quindi la produzione è tantissima ma discontinua, però ci sono dei grandi capolavori in questi due decenni. Lui era nato nell'Oklahoma nel 1929, alla fine, dopo il servizio militare degli anni 40, aveva già cominciato a suonare con il massimo, che era Charlie Parker, e gli anni 50 diventano appunto i suoi anni d'oro. E di questo decennio Chet Baker è veramente un simbolo, anche perché appunto nei primi anni 50 incontra Jerry Mulligan, con il quale mette insieme un famoso quartetto senza pianoforte, quindi jazz sperimentale, e questi due signori, questi due musicisti eccezionali, intrecciano i loro strumenti e con le loro linee melodiche danno vita a una sorta di jazz contrappuntistico che però non lascia da parte né lo swing né la pulsazione ritmica, quindi elementi fondamentali del jazz. Durerà poco il gruppo, perché i due, appunto, come dicevo, erano entrambi dediti all'eroina, e quindi si lasceranno ben presto. E Chet Baker, adesso sarebbe lungo raccontare quella stagione, Chet Baker proseguirà da solo, suonando praticamente con tutti. Non va dimenticato che gli anni 50 sono anni di grandissimi trombettisti, quasi tutti afroamericani: Clifford Brown, Ali Morgan, Art Farmer, Clark Terry, una quantità, poi verrà Freddie Hubbard, una quantità di trombettisti. Dall'altra parte i bianchi ci sono, soprattutto anche nel jazz tradizionale, ma anche nel jazz ovviamente bianco, cioè nel jazz moderno, ma Chet Baker rimane sicuramente quello, come dire, il simbolo di tutti questi. Perché? Perché ha un suono inconfondibile, perché è in un certo modo l'anti-Davis, è lirico, ha queste linee melodiche inconfondibili, struggenti, e viene subito riconosciuto come un poeta del suo strumento, e che conquista anche un po' un pubblico che non è, diciamo, squisitamente di addetti ai lavori.
negli anni 60, sul finire degli anni 50, arriva in Italia e prende parte ad un film che si chiama Urlatori alla sbarra, insomma, che era la moda di Mina, dei Toni Dall'Are, insomma, quando la musica, la canzoncina italiana diventa urlata, e lui ha una piccola apparizione ma significativa, canta Arrivederci, se non ricordo male, di Umberto Bindi. E in Italia conosce più volte, l'aveva conosciuto anche in America, il carcere, appunto, perché viene trovato con quantitativi di droga, finisce addirittura per più di un anno in galera a Lucca e poi prosegue, diciamo, questa vita maledetta finché appunto non va a finire male, nel senso che la leggenda racconta, ma sembra che non sia poi tanto una leggenda, finché non si imbatte in un gruppo di spacciatori ai quali non paga una partita di eroina e che gli rompono i denti, il che significa porre fine alla sua carriera di trombettista. Ricomincia con una dentiera che sembra gli avesse comprato Dizzy Gillespie, ricomincia, deve ricominciare da capo, deve rimpostare il labbro, deve rimpostare tutto quanto. Il trombettista non sarà più quello di una volta, non ci sarà più il trombettista brillante, diciamo agile, a suo modo virtuoso, ma acquista Chet Baker un suono più scuro, più malinconico, se possibile più struggente. Le sue ballad sono memorabili negli anni 70, negli anni 80, e soprattutto suona di meno ma canta di più, e tutti ricordiamo qui a Palermo, almeno quelli della mia età, quando veniva a suonare al brass, quella voce flebile, quella voce che era un filo, eppure ti lasciava un segno dentro che non dimenticavi più. Almost blue, almost doing things we used to do. Alla fine degli anni 80, quindi poco prima di morire, Chet Baker si imbatte in un fotografo, Bruce Weber, fotografo di moda, che fotografa i divi dello spettacolo, uomini e donne, ma soprattutto VIP omosessuali. Bruce Weber era stato fin da bambino un grande ammiratore di Chet Baker, il che non ci stupisce, perché Chet Baker da giovane era veramente un'icona per molti artisti omosessuali, non solo per le donne, proprio perché aveva questa bellezza diafana, questa bellezza efebica che riportava alla memoria appunto Rimbaud, insomma. Poeti come Rimbaud. Si incontrano i due e nasce un film che è quello che è il giorno 27, che venerdì l'associazione Lumpen vi propone al cinema De Seta. Let's Get Lost, che in italiano si chiamò anche Perdiamoci. È un film molto bello, un film che racconta quest'ultimo tratto di strada di Chet Baker, forse un poco, come dire, a volte guastato, ma questa è un'opinione personale, da questa patina glamour che è un po' tipica di tutti i fotografi di moda, forse di una certa generazione. Però il film nel film vince la figura misteriosa, questa figura tormentata di Chet Baker, vince appunto anche su questo aspetto, ed è un documento imprescindibile, importantissimo, proprio perché ripropone un Chet Baker arrivato ormai alla fine di una vita, di una strada decisamente infelice, con qualche puntata nel passato, e lì naturalmente il confronto impietoso con quello che era stato Chet dal punto di vista naturalmente della sua sfolgorante giovinezza, malinconica giovinezza, ma fresca giovinezza, che è poi appunto l'uomo che era diventato negli ultimissimi anni, prima forse di suicidarsi lasciandosi cadere da una finestra di un albergo di Amsterdam. Buona visione. Thank you. Thank you.